In questo condominio siamo riusciti a far risparmiare più di 20.000 euro all'anno sulle bollette del gas, anche grazie alla pompa di calore. Infatti abbiamo dismesso per sempre il contatore del gas, grazie al sistema e al protocollo sigillo sicuro, che ti racconterò nei minimi dettagli subito dopo la sigla. Abbiamo operato in tre macro aree: la generazione del calore per riscaldamento, la generazione del calore e la distribuzione per l'acqua calda sanitaria e la distribuzione dell'energia nei vari appartamenti. È un condominio da 32 appartamenti che ha visto da subito i benefici grazie alla sostituzione del sistema a combustibile fossile con delle pompe di calore. E se vuoi rimanere aggiornato sul mondo delle pompe di calore e vedere altre storie, beh, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco. Ciao, oggi ti voglio raccontare questa storia di grande successo, dove in un condominio da 32 unità, suddivise in due macro palazzi, siamo riusciti a sostituire per sempre la caldaia a gas con delle pompe di calore che trovi qui alle mie spalle. Abbiamo già fatto una stagione invernale e abbiamo visto gli enormi risultati di questo intervento. Abbiamo dimezzato i 40.000 euro delle bollette del gas che avevano in precedenza. Ma come? Beh, abbiamo fatto tre macro interventi. Prima però di entrare nel dettaglio, lascia che mi presenti. Io sono Samuele Trento, sono un ingegnere meccanico e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a staccare per sempre il contatore del gas, come abbiamo fatto qui in questo condominio. Lo faccio attraverso dei partner di Sigillo Sicuro che si sono specializzati nel mondo delle pompe di calore. E Alessandro, che ti presenterò dopo, fa parte di questa rete e ti racconterà come è riuscito ad ottenere questi risultati. Se anche tu quindi vuoi togliere per sempre il contatore del gas, beh, vai nel link qui sotto. Veniamo a noi. Allora, qui siamo in un contesto condominiale composto da due macro fabbricati che erano riscaldati con delle caldaie a gas. C'era un enorme impianto di ricircolo, gli utenti si lamentavano perché quelli più lontani non avevano abbastanza acqua calda e comunque pagavano bollette molto salate. A una premessa, l'impianto qui è a radiatori e non sono stati toccati minimamente, quindi nessuna famiglia ha avuto disagio in casa per la sostituzione dell'impianto. È stato fatto il cappotto e un impianto fotovoltaico che però è stato messo in funzione dopo il periodo di riscaldamento. Quindi i numeri sono relativi proprio ai consumi elettrici delle pompe di calore senza considerare l'impianto fotovoltaico. Allora abbiamo deciso di intervenire su tre macro settori. Sulla generazione del calore. Come vedi qui alle mie spalle abbiamo sei pompe di calore che lavorano in cascata. Tre che lavorano su un blocco e altre tre che lavorano sull'altro blocco. Questo ha permesso sin da subito di poter ottenere dei risparmi. Sì, perché la differenza di resa tra i due generatori è enorme. Una caldaia a gas di vecchia generazione contro una pompa di calore che ha un SCOP 5 significa che con un kilowattora di energia elettrica produce più di 5 kilowattora di energia termica. Quindi è molto più efficiente rispetto a una caldaia, perché grazie a delle simulazioni di consumi abbiamo visto come il rendimento delle vecchie caldaie sostituendole con delle pompe di calore permettono già da subito un risparmio in bolletta. Ma non è sufficiente. Abbiamo dovuto intervenire anche sulla distribuzione. Infatti non basta il generatore per poter risparmiare. Occorre metterci la testa, occorre mettersi lì e capire quali sono i problemi dell'impianto attuale per poterli risolvere. Allora cosa abbiamo individuato? Abbiamo individuato che la distribuzione del calore all'interno degli edifici era piuttosto critica perché c'era molta strada da fare, le tubazioni perdevano molto calore nel loro tragitto e l'acqua calda sanitaria poi era un disastro, incideva quasi la metà delle intere bollette del gas. Andiamo allora step by step a vedere cosa è stato fatto. Eccoci in centrale termica, qui c'era la mega caldaia che riscaldava l'intero complesso condominiale. Come vedi non c'è più niente perché è stata sostituita dalle pompe di calore che sono all'esterno. Come vedi è stato completamente dismesso il contatore del gas, infatti qui la sala cinesca è completamente chiusa da diversi mesi. Allora, entriamo nel dettaglio, ti faccio raccontare però da Alessandro che ha ideato e realizzato l'intero intervento, perché come ti dicevo non basta mettere mano al generatore, ma occorreva individuare quali erano i macro problemi iniziali per poterli risolvere e poi trasformare tutto l'edificio in 100% elettrico e risparmiare sulle bollette del gas, altrimenti si rischiava di fare un buco nell'acqua.
Quindi il sigillo sicuro non si limita alla sostituzione del generatore, ma individua caso per caso quali sono i problemi, come risolverli e ottenere i risultati promessi. Eccoci qui con Alessandro, che ha realizzato l'intervento, ma soprattutto ci ha messo la testa all'inizio come partner di Sigillo Sicuro per capire come risolvere i problemi di questo condominio e far felice queste famiglie che stanno risparmiando più della metà di quanto pagavano prima con il gas. Allora, come vedi, le caldaie sono staccate, i tubi sono completamente tappati e Alessandro, raccontaci un po' quali erano le problematiche che hai individuato all'inizio. Ciao a tutti, sono Alessandro da Trieste. Diciamo che il problema principale di questo impianto era il fatto che per tutti gli appartamenti c'è un'unica linea di mandata di tono di riscaldamento, non sezionabile, non intercettabile. Cosa vuol dire? Un problema a un radiatore? Devo chiudere l'impianto a tutti gli appartamenti, anche se era Natale. Quindi se qualcuno voleva fare manutenzione al proprio impianto, impossibile. Tutti gli altri dovevano stare senza riscaldamento. Esatto. Questo, a parte un problema di discomfort e fastidio che può dare al singolo utente, c'era anche un problema di distribuzione, perché io avevo un'unica pompa che serviva a tutti gli appartamenti. Oltre a non avere ridondanza, quindi se si costava quella pompa, no, di nuovo tutto il freddo, sappiamo che la portata per l'appartamento che sta qua sopra è completamente diversa dalla portata che gli serve all'appartamento che sta a 50 metri. Certo. Come abbiamo risolto questo problema? Con una distribuzione separata, quindi ogni blocco di 4 appartamenti ha la sua pompa, con la sua mandata, con la sua portata e con la sua regolazione, ottimizzata per ottenere il massimo risultato in quel contesto. Ok, quindi non è solo pompa di calore, ma la distribuzione dell'energia, cioè l'energia viene prodotta dalla pompa di calore, ma poi deve essere distribuita all'interno dei vari appartamenti. Se non viene distribuita correttamente, ma abbiamo dispersioni per portate, per dispersioni per le tubazioni non isolate e quant'altro, buttiamo via energia e la famiglia esatto, paga. Esatto. Ok, allora tu hai tolto la caldaia e hai pensato già da prima come realizzare la centrale termica? Certo, allora innanzitutto con i clienti sono arrivato a una condizione: io faccio il lavoro solo se rifacciamo la distribuzione, perché noi possiamo avere il sistema più efficiente del mondo, anche se ci fa energia gratis, se dopo la buttiamo via è meglio non averlo, perché sono soldi buttati. Quindi la condizione primaria era: rifacciamo la distribuzione di tutto. Detto questo, ovviamente lo spazio è quello che è, e ho dovuto fare un rendering in 3D dove ho progettato in fase preliminare come devono passare i tubi. Perché? Innanzitutto per anche risparmiare materiale, per non mettere tanti raccordi, ma anche per avere un risultato che, anche se ci va un apprendista a metterci le mani, capisce subito come gira l'impianto. È fondamentale questo, non si può arrivare in cantiere su opere del genere e pensare che l'operatore, in base alla giornata, realizza l'impianto. Qui bisogna sedersi a tavolino, capire bene gli ingombri, gli spazi disponibili e su questo lavorarci sopra. Quindi hai fatto un ottimo lavoro anche di modellazione 3D prima, esatto, di fare l'intervento. Prima c'era solo un circolatore per tutti i 32 gli appartamenti e adesso è stato diviso in 8 sezioni. Vai Alessandro. Esatto. Quindi abbiamo, come abbiamo detto prima, 32 appartamenti divisi in 2 macro aree, una macro area su un lato del complesso edilizio, una macro area sull'altro. Ogni macro area è suddivisa in 4 fabbricati, ognuno dei quali con 4 appartamenti. La pompa va a servire 4 appartamenti. Il più vicino si trova, e questa pompa si trova qua sopra, il più lontano si trova a circa 50-60 metri da qui. Quindi capiamo bene che ogni circuito deve avere la sua regolazione, la sua portata e tutto. Ok, ma quanti gradi perdiamo da qui a 50 metri? Guarda, abbiamo dei grafici che ci dimostrano quello che abbiamo rilevato. Da qua, dalla sonda messa sopra questo circolatore alla sonda messa nel circuito più lontano, perdiamo 1,5 gradi. 1,5 gradi. Prima non so, cioè non era niente di monitorato, adesso abbiamo tutto monitorato, perché questo 1,5 gradi riusciamo a dirtelo, perché riusciamo a monitorare tutto quello che sta succedendo e questo ci permette anche di ottimizzare sempre di più i consumi mantenendo il comfort in casa, non scontato. Certo. Quindi la centrale termica non è su una parete, ma è stata realizzata su una seconda parete e una struttura metallica, perché dietro c'è stato lasciato lo spazio per i 2 puffer tecnici. Esatto. Ok, bene, dai, adesso vediamo come abbiamo risolto l'acqua calda sanitaria, perché lì
la caldaia preparava un accumulo di acqua sanitaria a 70 gradi giorno e notte, e c'era un impianto di ricircolo enorme che disperdeva un sacco e faceva consumare molti, molti euro ad ogni singola famiglia. Pur avendo il bollitore a 70 gradi, l'ultima famiglia non aveva mai acqua calda sanitaria a sufficienza, perché le dispersioni erano troppo grandi. Quindi è stata delocalizzata l'acqua calda sanitaria e ogni lotto di palazzina ha la sua, esatto, al suo generatore. Questo è fondamentale. È un intervento che secondo me deve essere fatto in tutti i condomini, perché il tema dell'acqua calda sanitaria nei condomini è molto, molto oneroso, perché tra ricircolo, tubazioni vecchie e dispersioni in generale, buttiamo via migliaia di euro in bolletta per cose che poi non funzionano. Andiamo a vedere cosa è stato fatto. Eccoci sotto la singola palazzina con 4 appartamenti. Come avevamo appena detto, è fondamentale spostare più vicino possibile agli appartamenti la generazione di acqua calda sanitaria. Tu pensa che l'ultimo appartamento era a 50 metri rispetto a dove veniva prodotta l'acqua calda sanitaria. Adesso ogni appartamento ce l'ha lì comoda e quindi le dispersioni sono ridotte veramente al minimo. È una pompa di calore da 450 litri dedicata solo all'acqua calda sanitaria. Ha una potenza termica di 4 kW e una potenza elettrica assorbita di 1 kW, quindi durante la giornata consuma veramente poco. Come hai distribuito l'acqua prodotta da questa pompa? In pratica, in questo contesto abbiamo applicato lo stesso concetto del riscaldamento. Quindi c'erano 4 colonne separate, abbiamo fatto in modo di intercettarle separatamente, sia l'acqua fredda che l'acqua calda che il ricircolo, quindi bagni e cucine sono separati. Questo cosa comporta? Un inquilino vuole fare un intervento sul bagno, non va a chiudere il bagno del vicino, perché sapete come il contesto condominiale, come vengono regolati i rapporti sociali. Tra l'altro, una cosa che ho notato in questo intervento è il tema del ricircolo. In tutte le palazzine ho chiuso il ricircolo delle cucine e non abbiamo creato disagio a nessuno, mentre chiudere il ciclo ai bagni può dare fastidio perché di mattina uno vuole avere l'acqua calda subito. Le cucine non ha creato nessun disagio. È tutta energia risparmiata alla fine. Certo, certo. Beh, considerando che partivamo da un consumo quasi di 20.000 euro all'anno solo per produrre l'acqua calda sanitaria e tenerla sempre calda e senza averla negli appartamenti. Senza averla soprattutto. Senza averla per gli appartamenti più lontani, adesso ognuno ha la propria acqua calda, consuma poco e molto comfort. Molto comfort e soprattutto dislocato in questo modo si sono andato dietro le esigenze di ogni lotto, perché c'è chi fa i turni, c'è chi si sembra a casa, quindi ho diversificato anche qua gli orari in maniera da ottimizzare il più possibile la produzione dell'acqua calda sanitaria. Ok, sì sì, quindi è una soluzione su misura per il cliente. In questo condominio abbiamo guardato i minimi dettagli per sia il risparmio energetico ma anche per la funzionalità. Infatti, grazie a questo piccolo accorgimento, abbiamo sezionato colonna per colonna in modo che chi vuole fare manutenzione al proprio singolo radiatore non deve staccare l'intero impianto. Infatti, all'interno di questa botola ci sono le valvole di intercettazione con i propri scarichi. E così è possibile fare anche la pulizia solo di questo ramo interessato. È chiaro quindi come non basta sostituire una caldaia con una pompa di calore per ottenere risparmio, ci vuole un approccio tecnico, esperienza, con sigillo sicuro, quindi mettiamo la testa per capire primo le esigenze del cliente, secondo quali sono le problematiche che prima di tutto vanno risolte e poi si passa all'intervento vero e proprio. Certo. Bene, grazie Alessandro, grazie di questo intervento importante che ha permesso di ottenere grandi risultati e ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.